Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati su Mortal Kombat 5 e finalmente abbiamo il tutore. E questa volta non è a noleggio. Allora, cosa volevo fare in questi giorni, ragazzi? Volevo cominciare a cercare di prendere progetti per quest'arma, per cercare di potenziarla il più possibile. Ora, per il momento, sono arrivato al potenziamento MK2 e abbiamo a disposizione innanzitutto il caricatore e lancio rapido esteso, e già è una buona cosa. Poi abbiamo il tromboncino, che siamo arrivati al quarto disponibile, che è il rompifiamma, che è un moderatore di fiamma che aumenta leggermente la gittata dell'arma, e infatti notiamo la differenza. Abbiamo come distanza 24 in confronto a prima, che se non erro era 22 se non sbaglio, comunque vabbè, non mi ricordo bene. Altra cosa, cosa abbiamo? Abbiamo a disposizione, ragazzi, il mirino laser, che è molto comodo in modalità non mira, che da lontano riesco comunque a evidenziare il nemico con il mirino laser e sparare una raffica. Chiaramente col mirino, andando a mirare normalmente, siamo più precisi. Comunque intanto è così. Ok ragazzi, cosa facciamo prima di cominciare una partita? Io direi subito di andare a spacchettare questi due pacchetti battaglia, anche se non è niente di che, perché sono semplicemente due pacchetti battaglia. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Attenzione, nucleo offensivo versione 1, assalitore. Apriamone un altro, ragazzi. E ok, nucleo offensivo. Berserker potenziato. Ok, allora che facciamo adesso? Andiamo subito innanzitutto a prenderci questi 15 crediti che ci serviranno. Perché cosa voglio fare? Voglio andarmi arma di prestigio di prova. No, ma non è di prova, questa è la mia, ragazzi. Allora, cosa volevo fare? Volevo andare a farmi, a prendermi l'utente assiduo. Quindi andiamo ad aggiungere, a spenderci 50 crediti per metterci l'utente assiduo. Andiamo subito a farci una partita multigiocatore. Questa volta voglio fare una bella partitozza a squadra e mettiamo gettoni, che ci sono sempre utili. E iniziamo la partitozza, ragazzi. Si parte. Ah, un'altra cosa, devo andare a vedere adesso, dopo questa partita, andiamo a vedere un attimino se abbiamo la possibilità con la polvere di diamante, perché l'ho fatto nei giorni seguenti, con la polvere di diamante comprare qualche progetto per quest'arma. Ok, si parte, ragazzi, bando alle ciance, partiamo subito. Bellissimo il mirino laser. Ok, siamo a squadre, controlliamo bene la mappa, abbiamo un nemico qui di fronte a noi, eccolo qui, ragazzi, lo becchiamo di schiena al tappeto immediatamente. Controlliamo la zona, ragazzi, controlliamo la zona, vediamo se c'è qualcuno qui in fondo. C'è qualcuno qui in fondo, infatti eccolo lì che ci sta sparando, ragazzi. Con la Lux MK2 a distanza riesce a metterci al tappeto. Mi sa che cambierò il mirino, ragazzi. Mi sa che andrò a cambiare il mirino, andrò a mettere un mirino che è per sparare più a distanza, nel senso con uno zoom maggiore. Perché così diciamo, guardiamo, guardate, non ce la facciamo. La granata ai miei piedi, l'avevo vista la granata ai miei piedi. Comunque c'è anche il bombardiere, aspettiamo di rientrare un attimo, che facciamo calmare un attimo le acque. Aspettiamo qualche secondo. Ok, ripartiamo. Siamo al coperto, attenzione. Granata, lanciagranate. Che figata è il lanciagranate, ragazzi, è una figata stratosferica. E sei quello che ho ammazzato prima, secondo me. Ok, lancia granate, ragazzi, lancia granate. Attenzione, attenzione, attenzione. Uccisione esplosiva di fronte a noi. Colpo alla testa, baby. Ok, un altro di fronte, di fronte, di fronte. Questa volta ci frega con una coglie MK1, tra l'altro. Neanche tanto cazzuta era, però ci ha fregato, ragazzi, ci ha fregato. Lancia granate.
Bombardiera attivato, attenzione, lancio granate, attenzione, ci sta sparando un terreno. Noi ne lanciamo un'altra lì in mezzo, mettiamo in buca, ci proviamo ragazzi. Ecco che sta cambiando direzione, da questa parte. Ok. Eccoci qua. Bello. Attenzione alle granate. Guardate queste quanto ne lancia, ragazzi. Comunque siamo a 4 uccisioni, 4 morti in questo momento. Non facciamo prenderci dal panico. Elicottero di ricognizione attivato. Controlliamo un po' com'è l'andazzo. Attenzione ragazzi, lanciamo una granata qui. Lanciamo un'altra granata qui. Vediamo se qualcuno vuole entrare. Lanciamo una granata più a distanza. Eccolo. L'ha ammazzato il mio compagno di squadra e io non mi sono cuccato il quinto. Ok, va bene, nessun problema. L'importante è averlo messo al tappeto. Lanciamo un'altra granata. Granate, ragazzi, a volontà. Attenzione, il commander. Bombardiere nemico attivato, ragazzi. Abbassiamoci, accucciamoci un attimo. Proviamo a rimanere qui. Uccisione. Opala. Ce l'abbiamo fatta al pelo, ragazzi. Oh, ce n'è un altro. Ci mette al tappeto. Comunque, vinciamo questa partita con 50-39. Come siamo messi? Vediamo cosa abbiamo combinato. Allora, non siamo sul podio, tanto per cominciare. Abbiamo fatto 6 uccisioni, 6 morti. Va bene, ragazzi. Comunque, ci siamo cuccati dei punti. Ok, quello che volevo fare adesso, andiamo a vedere. Molti di voi mi avete chiesto come fai a comprare dei progetti con la polvere di diamante. Vi faccio vedere, ragazzi, per chi non lo sapesse. E siccome che con i vari aggiornamenti, ragazzi, le cose cambiano, ogni tanto cambiano su questo gioco. Allora, innanzitutto facciamo una cosa, andiamo a prenderci questi pacchetti battaglia, visto che ne abbiamo vinti 2, altri 2 ce li andiamo a spacchettare. Attenzione, rullo di tamburi, nucleo offensivo, ok, altro. Che altro, quello che mi interessa è spacchettare subito, ragazzi, per poi andarci a cucare la polvere di diamante, che potrebbe servirci se magari non avessimo abbastanza, anche se in realtà abbiamo 338.000 polvere di diamante. Comunque, per comprare progetti con la polvere di diamante, noi dobbiamo fare altro che andare nell'arma in questione. Andiamo a selezionare l'arma. E poi qui, come potete vedere, manca ancora un giorno, ragazzi. Comunque qui, come potete vedere, compra più progetti tra un giorno e 15 ore. Perché io l'ho fatto circa 4 giorni fa, se non erro, e mi dava fra 4 giorni e mezzo, una cosa del genere, puoi comprare altri progetti. Ecco, quello che andiamo a fare, ragazzi, cos'è in questo caso? Andiamo a cliccare qui dove c'è scritto ottieni un progetto con 30.000 polvere diamante, quando chiaramente è sbloccabile. Clicchiamo qua e ci andrà a prendere un progetto, che penso che il prossimo sia proprio quel tromboncino, non so cosa sia, quello lì lo scopriremo nei prossimi giorni. Sì, si tratta... Allora, l'ultima volta abbiamo preso il mirino laser standard, questa volta, se andiamo a sbloccare, andiamo al livello MK3, andremo a cuccarci il soppressore MKX. Pacchetto prestigio, però purtroppo non ce lo possiamo cuccare questa volta, visto che siamo qua, ragazzi. Non ho altri mirini disponibili, cacchio, questa è una fregatura, volevo provare un altro mirino, porca miseria. E bloccato, niente ragazzi, torniamo e andiamo a farci un'altra partitozza. Allora, e andiamo a spararci un'altra partitozza a squadre multigiocatore. Andremo a scegliere gettoni nuovamente, ce ne spariamo un'altra e vediamo cosa riusciamo a combinare questa volta, ragazzi. Ok, attenzione, siamo nel museo, è da tantissimo che non mi capita questa mappa, ragazzi. Si parte. Bellissimo il museo.
attenzione. Provo a seguire i miei compagni di squadra, in modo da essere un po' più compatti. E mo chi seguo? Questo qui a destra o questo qua a sinistra? Facciamo che rimango qua e scelgo io. Una sbombardata lì in mezzo, ragazzi, giusto per... Controlliamo sempre sul tetto come siamo messi, ragazzi, perché in questa mappa è molto facile farsi beccare dal bombardiere, perché sembra di essere tutto al coperto, ma in realtà ci sono tanti... Ci sono tantissimi spazi. Eccoti qua, bello. E la prima uccisione ce la cucchiamo subito, bello. Ok. Chi è? Chi è? Oh, eccoti qua. Ehi, ci siamo? Ci siamo? Attenzione, attenzione! E vabbè, dai, dammi il tempo di girare l'angolo, porca miseria. Da dove mi ha sparato questo? Che ha fatto? La carambola di rimbalzo? Attenzione. Ciao bello, te col ver power, sono veramente felice di averti messo al tappeto. Odio tutti quelli che lo utilizzano. Odio proprio il rumore di quell'arma, ragazzi. Scusate, non me ne avete a male, ma è una specie di rigetto che ho verso quell'arma, proprio la odio tantissimo. In quanti siamo a giocare? Assistenza uccisione, evidentemente la mia granata qualcuno l'ha sentita. Recon mobilized. Attenzione ragazzi, non so perché sta cominciando a rallentare il mio dispositivo, ragazzi. Comincia a rallentare un pochettino. Guardatelo, guardatelo come rallenta, come comincia a laggare, porca miseria. Proprio quando la situazione si fa dura, il mio iPhone comincia a... Oh, attenzione! Che culo! Grazie all'assistenza. Oh no! DPS 4 ci mette al tappeto. Ci mette al tappeto, ragazzi. No, ma era un nemico questo di fianco. Pensavo fosse un compagno di squadra. Che cacchio sto combinando? Ok, eccoti qua. Questa volta ti cucco però, questa volta ti cucco, bello. Per fortuna c'era anche il mio compagno di squadra che dava supporto. Ok, seguo i miei compagni di squadra che così cerchiamo di essere un po' più compatti. Uccisione esplosiva, bello. Attenzione. Oh oh, di fronte a noi, di fronte a noi. No no, dietro di me, è sempre lui. Filippo Monreale con la DPS 4. Ok. Ok, ok, ok. Niente paura, niente paura.
Lo so, le sto lanciando a cacchio, ragazzi. Lo so. Oh, c'è un nemico qui dietro. No, dai, non laggare così. La partita sta per terminare, ragazzi. Mancano 10 secondi alla fine di questo match. Attenzione, granate a volontà, ragazzi. Granate. Partita completata. Non è stata proprio bellissima sta partita, mi è piaciuta di più quella di prima, sinceramente. Abbiamo vinto lo stesso, ok, e questo va bene, ma secondo me abbiamo combinato veramente poco in questa partita. Comunque, ragazzi, cosa volevo dirvi? Allora, prossimi giorni cercheremo di migliorare il più possibile con quest'arma. E avete visto come cacchio rallentava? Cercherò di sbloccare altri progetti arma che voglio arrivare a potenziare il tutore al livello massimo, in modo da cominciare a vedere un po' le differenze. Quindi in questi giorni penso di concentrarmi, cambieremo modalità di gioco, faremo a squadre, VIP, tutti contro tutti, ma cercheremo di concentrarci su quest'arma per cercare di sbloccare tutti i componenti necessari per renderla più cazzuta. Grazie a tutti per il vostro ascolto, mi raccomando, spolliciate se vi è piaciuto il video e ci vediamo al prossimo match. Ciao a tutti!